paura di LeBlanc nell'ultimo chilometro. La pendenza può favorire lui, che è abituato ai rapporti agili. Comunque i rapporti di forza a questo punto si livellano dopo una corsa che si è rivelata comunque durissima. Pierber Gonzi. Ma io credo che i quattro dietro, Koenigsegg, Armstrong in particolare, e anche Chiappucci, non siano tagliati fuori. Sarà l'ultima salita a decidere. Attenti a Armstrong e Koenigsegg, che stanno scattare in salita. Minoliti. Per me potrebbe anche farcela Chiappucci. Questi sono i pareri raccolti al volo. Noi chiudiamo il collegamento dai box, dove, come vi dicevo, qui si sta smobilitando, e dunque concludo il collegamento dal box 1. A te, Adriano. E questa è la situazione. Abbiamo Girotto, Sørensen e LeBlanc al comando a 8 secondi. Chiappucci, Armstrong, Koenigsegg e Virenque. Armstrong americano, Koenigsegg russo, Virenque francese. Poi la situazione alle spalle con maggiori distacchi sgretolato. Aspettiamo che Mino Farolfi riceva la situazione esatta alle spalle degli uomini al comando. Ecco, 8 secondi per Chiappucci, Koenigsegg, Armstrong e Virenque. Quindi Girotto, LeBlanc, Sørensen, poi Chiappucci, Koenigsegg, Armstrong e Virenque. 10 chilometri alla conclusione. Vittorio. Girotto è in una situazione abbastanza favorevole, a questo punto non dovrebbe tirare per lasciare a Chiappucci la possibilità di rientrare. Linea Roma. Operatore internazionale, quindi anche lui non deve spendere più di tanto. Se ci sarà un ricongiungimento, è chiaro che tutto si giocherà comunque nello stesso modo, perché sarà sempre il verdetto finale alla salita che lo darà. Facciamo un giro di opinioni con alcuni amici che ci sono venuti a trovare in postazione. Marino Basso, campione del mondo, Agape qui a soffrire assieme a noi. Marino, come vedi questo incandescente finale? Ma veramente straordinario, perché si sta svolgendo una corsa eccezionale. Qui non si sa più chi vince e chi perde. E Girotto davanti, Chiappucci che mena di dietro con Armstrong e Koenigsegg, e diciamo niente, tutto quanto da giocare ancora qui sull'ultima salita che viene su. Veramente un campionato del mondo straordinario, diciamo, da dopo gli ultimi 7-8 giri è stato qualcosa di eccezionale. Girotto sta facendo una cosa mostruosa, veramente una roba incredibile, da questa mattina che è davanti al gruppo, che continua a chiudere varchi e buchi, e adesso si trova ancora là che può anche vincere il campionato del mondo. Formidabile, eccezionale, veramente. Sentiamo Tony Lo Schiavo, vice direttore di Bici Sport. Tony. C'è da dire che per Marino c'è anche l'emozione di avere un corridore suo in questo finale, che è Koenigsegg, che tra l'altro, essendo anche un corridore molto veloce, è un corridore che lo fa sperare molto. Ecco Armstrong che sta allungando. Chiappucci è fermo al momento. Chiappucci, questa è la tattica da adottare. Sì, io credo che anche alla luce di quello che è stato, di quello che è adesso il comportamento di Chiappucci, è probabile che quando sono passati davanti al box alla fine del primo giro avranno detto a Chiappucci di stare tranquillo, gli avranno spiegato la situazione davanti, perché in effetti era abbastanza incomprensibile che tutti e due tirassero e si annullassero a vicenda. Io credo che la situazione adesso sia difficile ma ancora possibile per noi, perché davanti abbiamo Girotto che è un uomo veloce e potrebbe farcela. Nell'eventuale ricongiungimento io credo che il pericolo maggiore sia Armstrong, perché ho visto che Koenigsegg già prima sulla salita era un po' in difficoltà, mentre Armstrong in tutta la giornata è sempre stato coperto, e certamente di questi davanti è quello che ha speso di meno. E tra poco sulla salita vedremo chi dei tre davanti proverà ad attaccare. Vediamo LeBlanc, Sørensen e quindi Girotto. È molto buono a questo punto il margine di vantaggio, e soprattutto è molto buono a questo punto tatticamente il comportamento di Chiappucci. Ha abbandonato quello spirito battagliero ma estremamente rischioso di prima, e si era posto davanti a Koenigsegg e Armstrong facilitandogli il rientro, e ricordiamo quanto veloci siano questi due atleti. Ora si è messo al loro mozzo e li fa lavorare. Sì, non fa altro che fare quello che è giusto tatticamente. Notiamo anche che il francese l'ha fatto prima di lui, è un corridore, il corridore rimasto dietro, i francesi sono due, uno davanti e uno con Chiappucci, e il corridore francese da subito si è messo alla ruota e non ha mai tirato, ma è una cosa normale. In questo momento sono a 100 metri, probabilmente ci sarà il ricongiungimento, ma comunque sia... Sta scattando Sørensen. Sørensen non vuole farsi riprendere, ma comunque sia sarà, il verdetto sarà l'ultima salita, perché qui... 50 metri, 100 metri non contano niente, conta l'ultimo briciolo di energia che è arrivato. Sta scattando Sørensen, 5 secondi il vantaggio dei tre uomini di testa sul
quartetto di Chiappucci, Armstrong, Konishev e Viranche, 5 secondi, Sørensen ha allungato. Avete visto che Girotto non ha risposto subito, ha guardato le blanche e assieme si sono riportati su Sørensen. Sørensen che non ha scelto, dobbiamo dire, il punto migliore per partire, vediamo che rilancia l'azione Girotto. Qui siamo in un tratto, una lunga discesa, una discesa da rapporto, come dicevamo in precedenza. Sørensen ha deciso di allungare in questo punto e diciamo che non hanno speso nemmeno molto le blanche Girotto a rientrargli in scia. Ma d'altra parte, sai, questi tre atleti lottano disperatamente, cercano di puntare l'ultima salita con qualche secondo di vantaggio, anche perché il lavoro darà sicuramente dei frutti se prenderanno con qualche secondo la salita. Sono in tre, hanno tutti e tre la possibilità di salire sul podio, quindi è giusto che facciano tutti del lavoro. E qui dietro, guardate, e vedete, accade quello che dicevamo, se vogliono rientrare Konishev e Armstrong devono lavorare. Vedete che Armstrong ha fatto questo gesto passivo a ruota, ma è chiaro che deve trovare l'occasione giusta per inserirsi, non deve lui scattare, scatta in ritardo, ma deve inserirsi con il corridore che a sua volta cerca di raggiungere i fuggitivi. Ed è la manovra che fece proprio Cassani nel mondiale vinto da Fondres, a chiunque scattasse Cassani si metteva a ruota. Chiappucci ha provato a rispondere ma si è rialzato sui pedali. Beh, è stato il francese in verità ad andare a prendere Armstrong, il corridore americano. Chiappucci si è portato sulla ruota del francese, che si stanno riprendendo, sono presi, che il corridore francese è quello che ha risparmiato più di tutti, potrebbe quindi anche essere la sorpresa. Ripresi, attenzione, Konishev, Armstrong, Viranche, indicato da Taronni come la possibile sorpresa di questo mondiale. Sulla sinistra riparte Sørensen, attenzione che sta scattando anche Armstrong. Sørensen e Armstrong che ripartono adesso sulla salita, deve essere il momento di Chiappucci. D'altra Beppe. Parte in questo momento, chiaro, le ultime energie verranno spese, vedremo chi sarà il vincitore, però da questi ultimi momenti possiamo dire che Armstrong in questo tratto è stato il più brillante, quello che ha cercato la rincorsa, quello che ha cercato di scattare. Armstrong e Sørensen sono quelli che abbiamo visto più attivi, non si sa se perché volevano prendere con vantaggio la salita perché sono in difficoltà sul tratto di salita o se in realtà hanno riservato più energie degli altri. Due italiani quindi a 4 km dalla conclusione, Girotto e Chiappucci, quindi un nostro statunitense Armstrong, il campione del mondo uscente, poi c'è Konishev, altro corridore veloce, poi c'è Rolf Sørensen rientrato, che attenzione, sta scattando Chiappucci, scatta Chiappucci, forza Claudio perché questo è il momento, forza Claudio perché questo è il momento, non ti voltare, parti, rapporto durissimo da parte di Chiappucci, 4 km alla conclusione, si volta perché a Konishev a ruota, comunque Chiappucci e Konishev davanti, buon colpo da parte di Chiappucci, adesso ha dosato, sta dosando le forze. Konishev e Chiappucci davanti, sta rientrando Kvyatkha. Sì, è chiaro che Chiappucci deve fare queste azioni, deve guardare chi lo insegue, se è un corridore veloce come Konishev deve rallentare la sua azione, deve fermarsi, riportarsi in fondo il gruppetto e riprovare se ha delle energie, perché non può permettersi di portarsi alla ruota un corridore veloce come Konishev, avrebbe perso in partenza, quindi rallentare, riposare, tirare il fiato un attimo, portarsi dietro e da lì ripartire un'altra volta. Sørensen è in fondo al gruppo, qui in ogni momento può partire qualche corridore, prendiamo fiato, di nuovo in diretta tra 5 secondi. Poi ecco Konishev, poi ora in terza posizione Viranche. Intanto ci segnalano che il ritardo di Cassani, Breking, Puttini e Ugrumo è di un primo e 5 secondi. Eccoci sui battistrada. Vedete che hanno tutti paura a prendere iniziativa, a scattare. Sono un po' tutti fermi. In ultima posizione c'è Sørensen, in testa c'è Chiappucci. Sono tutti in attesa del pezzo più duro, secondo me, del pezzo difficile in cui si deciderà il campionato del mondo. Chiappucci ha provato prima, se non si muoveva nessuno magari avrebbe potuto sparare, invece a questo punto anche lui sta aspettando con la ruota Konishev. Konishev ha capito forse che Chiappucci è quello che fa di più, lo vedete come agile, sta sulla sua ruota, ma l'uomo più pericoloso in questa fase finale è stato Armstrong. Ed ecco che scatta Sørensen, nuovo scatto di Sørensen, vediamo chi si muove per andarlo a prendere, c'è un po' di indecisione, scatta ancora Rolf Sørensen. In testa al gruppo degli seguitori c'è Chiappucci, Konishev rimane nella scia di
Claudio Chiappucci, mentre ecco che riparte ancora Rolf Sørensen, mentre qui sulla traguardo si è portato anche Basso, che è lo sponsor di Konyshev. Siamo a 3 chilometri dalla conclusione, ancora un attacco di Rolf Sørensen. Sørensen che vive ormai da parecchi anni a Montecatini, e qui c'è il suo pigmalione, vale a dire Ivano Fanini. Ma io a Sørensen sarebbe per me una bella soddisfazione, perché 12 anni fa, quando lo feci venire in Italia per la prima volta, gli avevo detto: te un giorno diventerai campione del mondo. Io me lo auguro. Stamattina prima della partenza gli ho detto: Sørensen, forse oggi è la giornata buona. E tutto il giorno sono stato sull'ammiraglia con Wore, che è il commissario tecnico della Danimarca. Abbiamo fatto una buona corsa in tutto questo programma, quindi credo che possa oggi veramente essere la giornata buona. Direttore sportivo Jesper Wore, che fino a qualche anno fa ha gareggiato a sua volta in Italia. Allora sempre Sørensen, il vantaggio di Sørensen, 100 metri il vantaggio di Sørensen. Sì, mi sembra strano, perché Sørensen nel giro prima si era staccato da Ghirotto e Leblanc, si vede che ha recuperato un po' nel tratto pianeggiante e discese, quindi le poche energie ha scaltato. 2 chilometri all'arrivo, 2 chilometri alla conclusione, e c'è Konyshev che sta conducendo l'inseguimento. Sørensen, poi ecco Chiappucci con Konyshev. Chiappucci ancora, scatti per Chiappucci, Konyshev lo marca stretto, mentre al comando c'è Rolf Sørensen. Giorgio, ci sono dei problemi? No, non abbiamo problemi, abbiamo fatto un giro di ricognizione sul traguardo, ovviamente c'è molta attesa, ci sono tantissimi cineoperatori, tantissimi fotografi, c'è la solita, consueta lotta per prendere la posizione giusta. Malissima amministrazione. 8 secondi per Rolf Sørensen, puoi effettuare queste interviste sulla sede stradale? No, per il momento è meglio aspettare. Scatto di Ghirotto, 8 secondi tra Sørensen, Leblanc e Ghirotto. Allora Leblanc raggiunto Sørensen, Luc Leblanc con Ghirotto in seconda posizione. Massimo Ghirotto, che ricordiamo vincitore di una tappa al Giro d'Italia. Ghirotto, atleta di grande potenza, grande velocista, si mantiene ora in seconda posizione nella scia di Luc Leblanc. Sì, Ghirotto, ieri ero in camera con lui, parlavamo un po' proprio di questo mondiale, visto che aveva una grande condizione. Ho detto: potrebbe essere un'idea di andarsene, detto Ghirotto, visto che non ti controllano, stanno tutti magari a guardare i grandi nel finale. E lui dice: l'arrivo è molto duro, però sto bene, non so, può anche darsi che riesca a dire. Leblanc sta facendo il forcing per mentre staccare, Sørensen ha perso terreno. Attenzione che Leblanc sta facendo il forcing, se Ghirotto riesce a tenere nel tratto duro per Leblanc, certamente a questo punto è giusto che Ghirotto non tiri, che stia sulla ruota e che Leblanc faccia lui la corsa, perché Leblanc è in prima posizione col berrettino bianco. C'è Ghirotto, Leblanc invita Ghirotto a collaborare, giustamente Massimo rimane nella scia di Leblanc. Ecco Leblanc ancora in testa, hanno fatto il vuoto, due uomini soli al comando, uno è francese, Luc Leblanc, che è nel tratto più difficile, tenta il forcing. Luc Leblanc tenta di levare di ruota Massimo Ghirotto. Ah, Ghirotto attacca Luc Leblanc, perde contatto Massimo Ghirotto. Siamo all'ultimo chilometro, due scatti di Luc Leblanc e il francese è rimasto solo al comando. Botta vincente per il momento del transalpino. Pensate che Luc Leblanc al Tour de France sembrava ormai destinato al posto d'onore alle spalle di Durai, ha avuto un crollo verticale nell'ultima settimana insieme a De Las Cuevas e a Virenque. L'ultimo francese vincitore di un campionato del mondo è stato Bernard Hinault nell'80. Luc Leblanc ormai ha superato il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Sì, ha superato il triangolo rosso, la parte più difficile, dietro non si vede ancora
nessuno, quindi ha un buon margine di vantaggio. Vediamo se riesce a tenere, perché ha fatto uno sforzo molto violento. Vedere se qualcuno riesce. Intanto ecco Ghirotto, Ghirotto al suo inseguimento si è portato di rank e Chiappucci. Quindi questa è la situazione. Al comando c'è il francese Luc Lebranc, al suo inseguimento un terzetto composto da Ghirotto, da Virenc e da Chiappucci. E Ghirotto che sta facendo l'andatura, ormai stanno arrivando in fondo al rettilineo. Vediamo e vediamo che Luc Leblanc incomincia già ad esaltare, a lanciare il berrettino, ha già alzato le braccia Luc Leblanc, ormai ai 200 metri, eccolo qua, ormai è rialzato, fa il segno del cristiano, alza le braccia, allora Luc Leblanc, campione del mondo, ed ecco lo sprint per il posto d'onore. C'è Chiappucci, Virenc e Ghirotto nell'ordine, poi ecco che arriva Dmitry Konishev, il russo, poi attendiamo l'arrivo di Armstrong e di Sørensen. Ecco la maglia biancorossa di Rolf Sørensen e poi in fondo la maglia stelle e strisce di Lance Armstrong. Ecco Rolf Sørensen, poi dopo Rolf Sørensen ecco che arriva Lance Armstrong, campione del mondo l'anno scorso, poi è la volta di Laudelino Cubino, quindi è arrivato Riss, ecco che taglia il traguardo Piotr Yugrumov, dopo Piotr Yugrumov è la volta di Armand De Las Cuevas, ecco che arriva il presidente di giuria. Riepiloghiamo l'ordine d'arrivo, vale a dire Luc Leblanc 6 ore 33 primi 59 secondi per coprire i 251 chilometri del percorso alla media di 38.347, mentre è arrivato il campione svizzero Puttini, ha vinto il francese Luc Leblanc a 9 secondi Chiappucci, poi un altro francese Virenc, poi Ghirotto, Sørensen, Armstrong, Cubino, spagnolo e all'ottavo posto Riss.